Allora ragazzi, sulla vicenda della Siria, i bambini morti, il gas, so che a voi magari non ve ne frega niente. Noi ancora un po' di un minimo di cuore ce lo potremmo anche avere, in teoria dico, ma non voglio dare lezioni su questo. Però abbiamo deciso di sentire una persona. Io chiamerei il signor Giulietto Chiesa. Giulietto Chiesa, no? Perché sì, in genere dice delle robe aberranti. Signor Giulietto Chiesa, che dice che Assad non c'entra nulla e che è tutto un complotto di organizzazioni occidentali. Ma sono morti dei bambini col gas. Ma che c'entra? Lui non è che nega questo. Dice che la colpa non è della Siria e dunque non è della Russia. Giulietto Chiesa, chiamiamo. Ma perché? Sì, pronto? Giulietto, sono Cruciani, ciao. Oi, ciao. Eccomi qui, c'è anche Parenzo, eh? Salve. Sì, sì. Sempre presenti, sempre presenti. Allora, una voce fuori dal coro sulla vicenda della Siria ci vuole, no, caro Parenzo, ci vuole assolutamente. No. A me piacciono le voci. È una cosa troppo seria per potersi discutere in questo modo. Ma che c'entra? È una voce fuori dal coro. A me piacciono le voci fuori dal coro. A me piacciono le idee, non dico originali, ma le cose che non dicono sono tutti. Sono morti dei bambini, uccisi con il gas. Aspetta, non credo che ci sia Giulietto, molto da dire. Sono morti dei bambini uccisi dal gas, come dice David? No, come dico io, come dicono gli interessanti. Mi pare su questo non c'è dubbio, no? Mi pare certo che non c'è dubbio. Allora, però tu parli di menzogna, perché menzogna? Menzogna perché tutti hanno scritto che Bashar al-Assad e i suoi aerei hanno bombardato i bambini con le bombe chimiche, che è falso. È falso, che totalmente falso? Certo, cosa è falso? È totalmente falso, sì signore, è totalmente falso. Ma cosa vuol dire falso? Vabbè, fammi spiegare, fallo spiegare. Lo dice John Kirby, il portavoce del Pentagono. Lo diceva per la verità nel 2014, quando le armi chimiche furono consegnate tutte agli americani, anzi alla Commissione internazionale, che le caricò su una nave, e John Kirby disse: questa nave sta per arrivare nel porto, era luglio, il primo di luglio, nel porto calabrese, non mi ricordo quale fosse, e le armi saranno distrutte in mare. Cioè tu stai dicendo che le armi, che Assad non ha armi chimiche? Certo, dal 2014 Assad non ha armi chimiche. Sarin, sai che cos'è o no? Il gas nervino classificato come arma di distruzione di massa. I medici che hanno soccorso in ospedale hanno riscontrato sul corpo di queste persone i reagenti tipici di questo gas. Di che cosa stai parlando, Giulietto mio? Io sto parlando. Accendiamo un cero in chiesa. Io sto parlando di cosa stai parlando. Una cosa precisissima. Cioè? Tu stai facendo della sporca propaganda, punto e basta. Io ti sto dicendo che la comunità internazionale ha riconosciuto che le armi chimiche di Saddam Hussein sono state consegnate nel 2014. O tu, testa di cazzo, sai con precisione chi ha dato le armi ai Assad? Stiamo parlando di criminale Assad. E tu sei una testa di cazzo internazionale. Stiamo parlando che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Una volta facevi il giornalista anziché insultare. Pagato da Assad. Mi hai dato della testa di cazzo. Io voglio sentire quello che ha da dire Giulietto. E lo ripeto, sei una testa di cazzo, che vuol dire che è un atto oggettivo. Come ti permetti? Invece che io sono stato pagato. Come ti permetti? Io voglio sapere, ragazzi, ma perché io voglio sentire quello che ha da dire Giulietto Chiesa sulle armi chimiche di cui oggi viene accusato Assad. Lui dice invece che le armi chimiche non ce le ha Assad. Io sto dicendo una cosa che chiunque può controllare. Zitto un attimo. Allora dimmi, Giulietto, dimmi. Allora lo fai tacere. Sì, dimmi. Ancora? Dai, allora Giulietto, dimmi. Mi prende una crisi isterica. Non c'è nessuna crisi isterica. In questa trasmissione la parola testa di cazzo si può usare, per cui lui la utilizziamo spesso. Non si può dire testa di cazzo propagandista di merda. Sei un propagandista, sei un calunniatore prezzolata. Vabbè, allora spiegami una cosa. Ma perché prezzolata? Lo fai stare zitto,
questo scemo. Zitto. Giulietto, dimmi perché, chi ce le ha queste armi chimiche? Da chi sono state sganciate? Non lo so. Allora, io riferisco, sì, naturalmente. Sì, non sono in grado di dimostrare nulla, sì, ma riferisco. Zitto. C'è la versione, come al solito non dimostri un cazzo! Come al solito! Io fai il giornalista, ma gli fai dire la sua idea! Gli fai dire la sua idea! Non è idea! Il giornalista, chiudetemi il microfono un attimo, Allora, Giulietto, dimmi. Allora, vogliamo continuare? Dimmi, Giulietto, dimmi. Vogliamo continuare con questa scena isterica, di come del resto tutta la stampa italiana sta facendo. Allora, io sto dicendo due cose. Primo, c'è una versione ufficiale fornita dal generale Konashenko stamattina presto, dicendo: tra le 11.30 e le 12.30 di ieri, un aereo siriano ha bombardato un deposito di armi vicino alla cittadina incaricata, deposito è esploso. Questo deposito conteneva un sacco di armi chimiche. Chi ce l'ha messa? Queste armi chimiche stavano in mano ai tagliagole dell'ISIS, certo, perché quella città era in mano ai tagliagole dell'ISIS. E dunque chi ce l'avrebbe messa queste armi chimiche? Sono degli occidentali? Sono ovviamente i tagliatori di teste dell'ISIS. La domanda la pongo a voi e a tutti quelli che hanno scritto che Bashar al-Assad ha bombardato la città con armi chimiche. Io ribadisco che questa cosa non è vera, c'è una versione russa che la smentisce, è stato bombardato un deposito dei ribelli, è stato bombardato un deposito dei ribelli pieno di armi chimiche. Ora, chi le ha messe queste armi secondo te? Non sono state date ai ribelli ovviamente da Bashar al-Assad, non sono state date ai ribelli dalla Russia, qualcuno della coalizione occidentale ha dato ai ribelli queste armi. Per preparare che cosa? Ma le hanno usate, ma per preparare un intervento, per preparare... Adesso ti dice, posso dimostrarlo, è come il divino Otelma, ha l'attendibilità del divino Otelma, Giulietto Chiesa, sei il divino Otelma del giornalismo, sei il divino Otelma del giornalismo. A che serve questa cosa, Giulietto, a che serve? Il divino, no, perché sei un scemo di guerra, davvero la parola giusta è scemo di guerra, sei il divino Otelma del giornalismo. Io lo faccio anche tacere, però perché gli occidentali dovrebbero utilizzare le armi chimiche? Per fare cosa? Dovrebbero dare... Ma io non ho detto gli occidentali, ho detto della coalizione occidentale. Ho capito, sì, è uguale. Nella coalizione occidentale c'è l'Arabia Saudita che ha pagato l'ISIS dall'inizio alla fine, Israele? Alleato. Israele non lo so, non ho nessun elemento. Non ha elementi su nulla, come vedi. Io sto parlando solo delle cose che conosco. Il Mossad? Tu sei un bastardo propagandista. Cioè niente. Che non fai altro che non conosci niente. Dici, potrebbe essere... Non ho le prove. Continua a dire non ho le prove. Però scusami, voglio capire una cosa. Però d'accordo, sei un giornalista. Però sei una merda. Però secondo te Giulietto, tu e questo, il fatto che fossero lì le armi chimiche, tu parli di coalizione occidentale, è una cosa fatta apposta per addossare la responsabilità alla Siria e dunque alla Russia? Certo, è un'operazione propagandistica che serve per colpire la Russia nel momento in cui la Russia è già stata colpita per conto suo. Tu hai detto non ho prove di quello che dico. Io penso. Che prove hai? Che giornalista sei? Un giornalista con le pigne nella testa. Pigne nella testa, sai. Sei una merda. Pigne nella testa. Vera merda. Ciao Giulietto. Ti chiamerò in giudizio perché hai detto che io sono pagato da Assad. Ciao Giulietto. Ti chiamerò in giudizio per questo. Prezzolato. E il top assoluto. Luna dopo luna. Mamma mia, che battaglia! Che battaglia col signor Chiesa! Sì, guarda, molto che semplice. Che battaglia col signor Giulietto Chiesa! Molto, molto semplice. Non ricordare tutti i morti che ha fatto Assad nel corso di questi anni. Lui stava dicendo che secondo lui non è. Diceva che secondo lui non è colpevole di queste stragi. Lui intanto ha sempre sostenuto la Russia, come sai perfettamente. Ognuno ha le sue idee, ma un conto sono i fatti, un conto sono le idee. Assad ha fatto 300.000 morti. Questo che vuol dire? Lasciamo perdere le cifre, 200-300.000. Lui dice che di questa strage di bambini non è responsabile. Ora, siccome la Russia si sa
che protegge la Siria. Vabbè, e allora ha un asse preferenziale. Lui dice di conseguenza appoggia esattamente, Assad. Esattamente. Io ho usato una definizione che in base alla Treccani, cioè quella di prezzolato, che è un termine. Vabbè, ma adesso non siamo in tribunale qui, eh. Cioè, non siamo, no, lui no, ti ha dato dalla testa di cazzo, tu gli hai risposto. Una persona prezzolata. È un prezzolato. Il meglio di Radio Calabria. Servi di Roma fuori.